Siamo felici di questo invito per un confronto. Ringrazio Carlo Calenda. Sono molti i temi su cui auspichiamo di poter lavorare insieme. L'abbiamo fatto con successo su una proposta di salario minimo su cui a breve Giorgia Meloni dovrà finalmente rispondere ai 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, su cosa intende fare il governo, su cosa intende fare questa maggioranza. Noi andremo avanti, stiamo dialogando con Azione e le altre forze di opposizione anche sul tema della sanità pubblica, preoccupati dalle prospettive di taglio previste in questa manovra, e quindi insisteremo anche su maggiori risorse per la sanità, sbloccare le assunzioni del personale, perché non basta la strada di far lavorare ancora di più il personale che c'è attualmente e che già ha dei carichi di lavoro estremamente faticosi e impegnativi, così come sull'attuazione del PNRR e molti altri temi siamo in grado di lavorare insieme. Se volete invece qualcosa sulla questione internazionale, posso aggiungere una cosa la su questo, volentieri. Ecco. Guardi, io penso che sia stato un errore per l'Italia non sostenere la risoluzione votata alle Nazioni Unite su una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo a votare a favore. Chiamatela tregua, chiamatela cessate il fuoco umanitario, chiamatela pausa umanitaria. Basta che si fermi questa strage di civili, la preoccupazione è enorme, non possiamo assistere ad un massacro di civili. Grazie.